se consideriamo la nostra Puglia, se consideriamo l'area di Taranto, lo sviluppo economico necessariamente passa attraverso l'agricoltura. È proprio di agricoltura che vogliamo parlare con l'avvocato Massimiliano Di Cuia, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia, a sostegno di Raffaele Fitto, candidato presidente. Beh, l'agricoltura è un tema centrale di questa campagna elettorale. Mi sto confrontando con tantissime organizzazioni di categoria, rappresentanti delle imprese agricole, agricoltori, e il dato che emerge inequivocabilmente durante questi incontri è che c'è una grandissima delusione per tutto quello che è successo negli ultimi anni in Puglia. Come ben sappiamo, sono stati persi diversi milioni di euro di finanziamenti europei che sono ritornati indietro per incapacità nella spesa di questi fondi, che erano risorse disponibili messe a disposizione dall'Unione Europea per la Regione Puglia, che per incapacità dell'apparato politico ed amministrativo sono andate perse. Noi evidentemente dobbiamo impegnarci su questo, e il primo passo che dobbiamo fare è il potenziamento della macchina amministrativa che spende queste risorse, perché non è possibile che tanti giovani non hanno potuto beneficiare dei finanziamenti sui primi impianti perché l'amministrazione regionale non è stata in grado di fare i bandi, o se li ha fatti li ha sbagliati, perché sui bandi fatti ci sono contenzioni in essere che probabilmente non consentiranno di spendere quelle risorse nei tempi previsti. Allora, su questo certamente c'è un impegno prioritario. L'altro aspetto sicuramente centrale è il tema xylella. Dobbiamo superare tutto ciò che è stato fatto negli ultimi anni da Emiliano, che ha evidentemente sottovalutato il problema ed ha fatto in modo che il batterio da Lecce si spingesse ormai fino a Bari. Questo batterio ha messo in ginocchio un settore intero, perché questo lo sappiamo, e su questo gli agricoltori insistono molto, ci chiedono un impegno concreto. Io credo che il nostro impegno dovrà essere certamente quello di limitare il problema e di rifinanziare nuovi impianti per fare in modo che anche il settore dell'olivicoltura possa essere adeguatamente rilanciato dopo un momento di fermo dovuto a un'esclusiva responsabilità di Emiliano, che sappiamo bene che, oltre ad essere presidente della regione, neanche assessore ad interim all'agricoltura.